Li trovi nel discorso il podcast dedicato alla strage, rapimento e sequestro del presidente della DC Aldo Moro, diretto da Rosaria Di Girolamo. Le trame nel discorso tentano una ricostruzione storica dei fatti e degli accaduti, dando voce ai protagonisti di questo pezzo della storia italiana, primo attentato alla democrazia italiana e tentativo di destabilizzazione della nazione. Riavvolgiamo il nastro. Andiamo al 30 marzo del 78 e a quello che pubblicò La Repubblica e di lì l'Unità. Oggi, un trafiletto, così ha detto: la cosa che ci pare talmente enorme che vogliamo mettere subito a parte quelli tra i nostri lettori che ancora non ne fossero informati, La Repubblica di ieri ha pubblicato in eretto, seconda pagina, la seguente informazione. Vienna, presentato come uno dei pochi coerenti anticomunisti italiani, Indro Montanelli ha concesso alla Tiroler Appendiz-Zeitung di Innsbruck una lunga intervista sulla situazione del nostro paese. Nessuno può sapere, afferma Montanelli, cosa ci attende. Molto dipende dalla soluzione del caso Moro. Se Moro dovesse tornare a casa e riprendere la sua attività politica con l'aureola del martire, allora andremo verso un governo con i comunisti e più tardi vedremo l'uscita dell'Italia dal patto atlantico e ad una sua collocazione terza forzista come la Jugoslavia. Se Moro viene eliminato fisicamente come Schleyer o se torna dopo una umiliante trattativa con le BR, allora le cose possono andare diversamente. In tal caso il compromesso storico perderebbe il suo grande stratega e nessuno sarebbe in grado di raccogliere l'eredità di Moro. Ad una successiva domanda, il direttore del giornale Nuovo così risponde: l'Europa ci tratta come dei partners a pieno diritto, ma nella NATO rappresentiamo solo un elemento di debolezza. Noi italiani siamo cattivi cittadini e cattivi soldati, siamo gli inquinatori d'Europa. Siamo una formidabile fonte di sporcizia. Lo scriva pure. Firmato sull'Unità, forte braccio. Perché un podcast sulla figura di Aldo Moro? La radio è lo strumento di comunicazione che raggiunge una vasta platea in ogni momento della giornata. La radio, il mezzo col quale furono raggiunti i parenti della scorta uccisa in via Mario Fani. La radio è lo strumento di comunicazione che raggiunge una vasta platea in ogni momento della giornata. La radio, il mezzo col quale furono raggiunti i parenti della scorta uccisa in via Mario Fani. La radio, sulla quale è reso pubblico l'ultimo discorso di Aldo Moro, pronunciato 16 giorni prima il rapimento, discorso ritrovato dallo storico moroteo Gero Grassi. I brigatisti annunceranno, come durante tutto il periodo del sequestro, con un comunicato, la loro definitiva scelta, previa telefonata del 30 aprile a casa della famiglia Moro. Il 5 maggio, difatti, del 78, fu reso pubblico dalle BR l'ultimo comunicato. Alla signora Eleonora Chiavarelli, moglie di Aldo Moro, fu riferito che il rilascio del prigioniero sarebbe avvenuto per intervento immediato da parte del Partito della Democrazia Cristiana. Di contro, da parte delle istituzioni, a continuare sulla linea della fermezza. Pertanto, la risposta delle BR fu il comunicato numero 9. Concludiamo la battaglia cominciata il 16 marzo, eseguendo la sentenza a cui Aldo Moro è stato condannato. Tuttavia, il corpo di Aldo Moro sarà lasciato in via Caetani il 9 maggio e ucciso nella notte tra l'8 e il 9 maggio. 3 giorni dunque, nei quali la Santa Sede riuscì a procurarsi un'ingente somma di denaro per pagare un riscatto. La proposta in precedenza palesata dalle Brigate Rosse avrebbe dovuto riconoscere la liberazione di alcuni compagni sotto processo a Torino ed una responsabilità di riconoscimento politico verso di loro,
direttamente da parte dell'onorevole Zaccagnini. La possibilità della liberazione di uno dei prigionieri politici presenti al processo di Torino fu valutata dall'ala socialista del governo. Pertanto si provvide tra l'8 e il 9 maggio alla scarcerazione di una brigatista. L'8 maggio l'onorevole Fanfani si impegnò con Craxi a intervenire all'indomani durante la direzione DC a riconsiderare tale possibilità, ribadendo una decisione espressa in concerto con la famiglia Moro già con Craxi il 21 aprile del 78. Ma la resa dei conti si avvicinò. La notte dell'8 maggio si concluse con l'uccisione di Aldo Moro, una lenta agonia che lo portò alla morte il 9 maggio, giorno del ritrovamento del suo corpo in una Renault 4 posizionata in via Caetani. Nei 55 giorni dell'incubo, la personalità stessa di Moro fu disintegrata, mediante il disconoscimento del suo essere com'era e come era sempre stato. Era scattato un meccanismo infernale. L'uomo che ci scrive non è più lui, e di conseguenza nessuno potrà accusarci se non facciamo abbastanza per salvarlo. Anzi, nessuno può accusarci se non facciamo niente. La perentoria decisione di non decidere da parte dei vertici del potere nel corso dei 55 giorni, essendo stata correttamente identificata da Giovanni Moro, figlio di Aldo Moro, nel suo libro Anni 70, edito per l'Einaudi, come la causa della morte del padre.